Un caro saluto talassico e atarassico da Diego Pusaro. Si discute molto in questi giorni di Fulco Pratesi. Trovate notizie sui principali quotidiani, ad esempio sul Fatto Quotidiano vi è un lungo articolo dedicato a lui. Chi è Fulco Pratesi? Fu il fondatore del WWF in Italia nel 1966 e attualmente, per darsi una riverniciata e ringiovanirsi, continua a svolgere la parte di una sorta di Greta Thunberg più stagionata, ma con posizioni in effetti per molti versi coincidenti con quelle della piccola scandinava che tanto piace all'ordine dominante. Fulco Pratesi in particolare sta facendo discutere per le sue posizioni in tema di igiene personale, dato che mena vanto del fatto che si lava il meno possibile per non sprecare l'acqua, tira lo sciacquone una volta ogni morte di papa, si potrebbe dire, ogni tanto, insomma, pensa di poter cambiare la situazione con questa sua condotta un po' igienicamente poco corretta, forse. Ora, lodevole la volontà di Fulco Pratesi di combattere contro la devastazione dell'ambiente, anche se un po' grottesca negli esiti, mi permetto di dire, però questo modo di affrontare le cose è proprio il modo caro all'ordine neoliberale, che cerca di scaricare sugli individui la responsabilità e le colpe di cose che in realtà dipendono dall'ordine dominante, dall'1%, come lo chiamavano quelli di Occupy Wall Street, con un'espressione un po' ingenua forse, ma che dice la verità, dato che l'1% dell'umanità ha espropriato il restante 99% grazie anche alle leve della finanza. Ora, bisognerebbe, per risolvere la questione ambientale, mi permetto di far notare a Fulco Pratesi, lavarsi tranquillamente, piccolo consiglio non richiesto, e poi cambiare il modello di sviluppo, cioè uscire dal capitalismo anziché provare a tinteggiarlo di verde o a lavarsi meno.